Hey guys, we are here in Tuscany, in Pistoia, at the workspace of Samuele Piccoli, a photographer and camera builder. Lui è il mio bisnonno e faceva il minatore in Maremma. Questo qui è il laboratorio dove lavorava mio nonno. Mio nonno era falegname e faceva porte e finestre, essenzialmente persiane, faceva un sacco di persiane. E mio nonno me lo ricordo sempre con la sigaretta in bocca, che sono quelle, e a piallare. Sempre il nonno aveva una piccola vigna, un pochino più su, e l'olio, perché abbiamo 50 olivi. Ma non fai l'olio ora? L'olio lo facciamo, sì. Sì, sì, sì. Tu fai l'olio? Lo faccio l'olio. La stanza di sopra, che adesso la uso per verniciare essenzialmente, prima ci stendevamo le olive per asciugarle un po'. E se qualcuno, diciamo, va in Toscana e vuole venire a trovarsi, vedere il posto? Si può fare, ovviamente, sul mio sito internet, se c'è anche il mio numero di telefono. Io sono sempre disponibile a aprire la porta di questo paesino. Tra l'altro, infatti, è venuto un... si chiama Fernando, esatto, che è un colombiano che vive a New York, che era in vacanza qua con la famiglia, e era in Umbria, stava andando a Bologna, ha fatto una leggera deviazione, mi ha telefonato: Samuele, ci sei? Sì, ci sono, allora vengo. Va bene. È iniziato tutto nel 2009, lavoravo come dipendente di un'azienda qui a Pistoia e producevo macchine fotografiche a foro stenopeico. Ce n'ho una qua, questa. Ah, perfetto. La sorpresa. Questo è il modello ancora da finire, come si vede, vede? Ma tu fai ancora questi piccoli? Qualche cosina faccio, sì. Io sono anche un fotografo. Sì. E quindi, diciamo, la mia passione resta comunque la pellicola e la stampa con ingranditore. Quindi piano piano mi sono sempre un pochino più appassionato alle antiche tecniche. Mi sono innamorato del collodio umido. Collodio umido, grande formato, insomma l'abbinamento è d'obbligo. Questa macchina qui non è nata come 4x5, questo deve essere sincero. È la mia 8x10. Questa, essenzialmente, è la 8x10 scalata. Ho creato una macchina fotografica folding, quindi ripiegabile, trasportabile, che però ha gli stessi movimenti di un banco ottico. Decentramenti, orizzontale, verticale, basculaggio dalla base, da tutte e due le parti, sia sul dietro che sul davanti. Addirittura al davanti c'ha anche il doppio basculaggio, sia la base che il lens board. Questa è una cosa che ci tengo tanto a dirla. Ogni movimento si sblocca con un solo pomello. Per il decentraggio, per esempio, hai soltanto questi due. Per il basculaggio ne hai altri due. Hai un po' di peso, un ingombro leggermente maggiore. Di pro hai una macchina molto robusta, la tiri dal terzo piano di un palazzo e continua a lavorare, e in più c'è tutti i movimenti, quindi hai un controllo dell'immagine. E ora presto avremo una new entry. Qui abbiamo, per esempio, è tutto un po'... Abbiamo il prototipo, e quindi il barilotto di legno sarà essenzialmente di legno di cipresso, come questa. Questo è cipresso fiorentino. Questo è il prototipo fatto di faggio, anche questo è faggio che è nostrano, è di qua, è di Pistoia. E oppure di altri legni, tipo questo è l'iroco, che è un legno tropicale, di varie colorazioni, quindi nero, rosso, ciliegio, via diciamo, oppure più tendente al tec. E poi in anteprima ve lo dico un segreto, ma insomma, sto cercando di studiare anche un otturatore. Sarei il primo, almeno penso adesso, il primo al mondo che in maniera artigianale ti può offrire dalla lente, l'otturatore, la macchina e lo chassis. Quindi... Thank you guys for watching. Subscribe to my channel, like this video and follow me on Instagram for future updates. Bye!